Sì. Sei una guasta testa. Ma adesso... non è così. Cosa? No, non è così che vai a dire una pizza. Allora, Beatrice, abbiamo presupposto che sono due medici, quindi non è che sono fuori da scuola e dici adesso ti aspettati meno. Non è così. Quindi comunque Beatrice rimane nel suo ruolo di medico professionale. Quindi l'impronta e il rapporto che ha con Alice è diverso. Ok? Quasi superiore, visto che siete coetanei, quindi diciamo ha un rapporto più superiore. Ok? Vai. Sei una guasta testa. Adesso per colpa tua passeremo tutte e due un capodanno di mezza. Ti metti a favore mio così ti vedo? Mi dispiace. No, è a me che dispiace. Conforti innamorato. E chi l'avrebbe mai detto? Innamorato? Dai Alice, non fare l'ingenua con me. Non dirmi che non te ne sei accorta di come ti guarda. Francamente non vedo cosa ci trovi attorno. Ma ormai devo fare una ragione, tutto tuo. Mio? No, che cosa dici? Non è un atto di generosità, eh? È solo che io non sopporto di essere la seconda a nessuno. Io sono abituata a vincere, Alice, non solo a partecipare. E quando mi rendo conto di non potercela fare, so ritirarmi al momento giusto. Ah, e una cosa ragazzina, se una cosa la vuoi veramente è necessario prenderla, altrimenti rischi di perderla. Quindi datti una mossa, non tocco danni. Allora, la dritta c'è e quindi questo l'abbiamo capito. Deve essere una grinta, voglio farti capire, diretta a lei, non al mondo, perché è uno scontro tra voi due. Quindi le cose che gli dici sono molto più dirette. Quindi non cercare di correre con le battute perché non vedi l'ora di finire la scena e di andartene. No. Quindi la memoria ce l'hai, a parte alla fine che hai sbagliato una cosa, un consiglio ragazzina. Due punti. Se una cosa si vuole davvero, è molto più diretta lei nel dirle le cose, Beatrice. Non fugge, è Alice che vuole fuggire. E invece Beatrice la tiene salda di fronte a sé perché gli vuole dire tutto. Quindi non correre, hai il tuo tempo, anche se poco, però usalo e falla bene la scena. Digli le cose proprio dirette senza retrocedere di un passo, perché poi ogni tanto cerchi di scappare. Beatrice non scappa, ok? Non serve solo la parte verbale, anche il corpo ha una sua recita, tra virgolette, mettiamolo, dobbiamo dirgli una cosa. Quindi io vedo invece che tu tendi a scappare, Beatrice non scappa. Ciò che verbalizzi non corrisponde poi a quello che dice il corpo. Ok? Rifacciamo.